Esigenze come le smagliature, la pelle secca, la pelle disidratata, oppure quello spiacevole effetto buccia d'arancia. Insomma, veramente una linea completa, composta da 5 prodotti che in breve tempo vi permette di ottenere dei risultati veramente efficaci. Eh sì, è proprio così. E il marchio Nivea ne è a garanzia. Hai ragione, Laura. E poi si sa, no? Il freddo, il vento, l'inquinamento e poi d'estate il sole rendono la nostra pelle veramente opaca, fragile. E quindi è importante idratarla per fornire alla pelle la giusta idratazione. E allora ragazze, qual è il prodotto giusto per idratare la pelle? Usiamo l'idratante doppia azione Nivea Body Specific. E fate benissimo, perché l'idratante doppia azione è un trattamento cosmetico ad alta efficacia che idrata e soprattutto ristruttura la pelle, mantenendo i suoi effetti a lungo nel tempo. Allora ragazze, spieghiamo alle amiche a casa perché questa crema si chiama doppia azione. Allora, prima di tutto perché immediata, restituisce subito alla nostra pelle l'idratazione di cui ha bisogno, rendendola morbida ed elastica. E poi perché agisce nel tempo mantenendo la pelle idratata per più di 16 ore. È vero, amica casa, avete capito bene, per più di 16 ore. E questa straordinaria efficacia è stata dimostrata da test di laboratorio. Eh sì, eh sì. È come se la nostra pelle assetata bevesse per 16 ore di fila. Giustissimo, Sabrina, insomma, è un po' come per le persone, no? Quando abbiamo sete beviamo, quindi è giusto anche alla pelle dare il giusto grado di idratazione. Farlo con un prodotto giusto, come l'idratante doppia azione Nivea Body Specific. È un prodotto che contiene ingredienti preziosi e specifici, vero ragazze? Esatto, estratto di miele, estratto di mandorle, di semi di lino, tutte sostanze che arricchiscono e nutrono la pelle, donandole elasticità e morbidezza. Brave, insomma, avete capito, sarete belle, solari, luminose. Sentirsi bene nel nostro corpo è importante. Da oggi lo potete fare con la linea Nivea Body Specifics, che vi aspetta, come noi aspettiamo Gigi, la prossima settimana. Ciao! Ciao!